Nella tarda primavera del 1977 si giocano due partite non solo geograficamente molto distanti fra loro. Una si gioca a Gorizia, dove il Brill, battendo la Pagnossin, ottiene la qualificazione aritmetica alla pool scudetto. Attenzione, pool scudetto, non playoff scudetto, perché il Brill Cagliari non ha mai fatto i playoff. La formula infatti all'epoca prevedeva la qualificazione alla pool scudetto per le prime otto, ma di queste otto soltanto quattro avrebbero poi preso parte ai playoff, che la Dinamo, scusate, che il Brill non aveva disputato perché era stata sconfitta di un solo punto a Cagliari dalla sua bestia nera Force Cantù. Ho detto Dinamo poco fa ed era un lapsus freudiano, perché l'altra partita la gioca la Dinamo, ma la gioca nel campionato di Serie D regionale a Villa Cidro contro la SNIA. Chi avrebbe immaginato mai quel giorno che soltanto quattro anni più tardi la Dinamo sarebbe diventata la squadra leader della Sardegna, e di fatto da allora lo è sempre stata. La Dinamo infatti nell'81 sale in Serie B1, poi nell'89 in A2 e così via, fino ad arrivare ai giorni nostri. E quindi cosa era successo? Era successo che, fondata nel 60, la Dinamo svolta, diventa adulta, grande, nel 74, quando un avvocato sassarese, Dino Milia, diventa presidente e porta in dote due cose. La prima è un gruppo di giocatori straordinari nati intorno al 1960, il figlio Sergio, Beppe Pirisi, Gennaro Guarino, Mario Scalas, Giancarlo Carraps e altri ancora, Claudio Castagna e altri che hanno fatto poi la storia del basket a Sassari. L'altra cosa che porta in dote è Dino Milia, è uno sponsor, che era una rarità, perché all'epoca trovare uno sponsor a Sassari era difficile trovarlo per una squadra di basket, era ancora più difficile per una squadra di basket di serie D. Cosa succede però? Che Dino Milia, un uomo davvero geniale, avvocato, difende un'azienda della penisola e al momento di discutere gli aspetti economici dice: questa è la cifra della mia parcella, ma se vinciamo voi vi impegnate anche a sponsorizzare la mia squadra di pallacanestro. Dino Milia vince quella causa, gli è successo parecchie volte nella sua carriera di avvocato, e quindi la Dinamo ha anche uno sponsor ed è lì inizia un po' con una maggior solidità, con questo bel gruppo di giocatori, a crescere. E la forza della Dinamo fino all'abbandono di Dino Milia a vantaggio di Luciano Mele e successivamente di Stefano Sartre è stata proprio la forza trascinante e trainante dei suoi presidenti. Lo è stato anche e soprattutto per certi versi Luciano Mele, che ha raccolto la Dinamo da Milia quando tutti dicevano un giorno che andrà via Milia non ci sarà più la Dinamo, invece è andata avanti, anzi Luciano Mele l'ha portata in Serie A e con Meo Sacchetti ha posto le basi per la Dinamo che poi ha consegnato a Stefano Sardera, che è l'uomo che ha vinto uno scudetto, due Coppa Italia, due Supercoppa e anche una Coppa Europea, la Supercoppa. E la storia della Dinamo è una storia comunque di una società, di una squadra vincente. Dal 60, l'anno della fondazione, al 74 l'arrivo di Milia, la promozione in B1 nell'81, la promozione in A2 nell'89, la promozione in A nel 2010, i titoli ottenuti poi nella seconda metà degli ultimi anni di questo secolo, sono a conferma che questa è una società nata vincente e che sta continuando a vincere e non sembra avere alcuna intenzione di smettere.